Bella vecchia di Roma di Granas, siamo tornati con un nuovo episodio delle nostre challenge. Perché hai fatto sta cosa? Perché sono venuto. Oggi siamo con la Dialect Challenge, o meglio detto in italiano, la challenge dei dialetti. Dei dialetti italiani, cominciamo con i dialetti italiani. Poi se vi piacciono, magari piacciono i dialetti italiani tipo russo, vodka, madre. Ma quelli non so, quelle sono lingue, non so dialetti. Cioè tu devi sapere i dialetti. Gli accenti, facciamo quello degli accenti, visto che è pignolo. Hai ripreso tutto? Ho ripreso tutto. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo... Sono Clark Kent. Abbiamo preso, diciamo, i maggiori dialetti italiani, li abbiamo scritti e li abbiamo messi in dei bigliettini. Adesso noi pescheremo uno per uno un dialetto e aspetta, mi fai di quello che dobbiamo fare prima. Pescheremo uno per uno un dialetto e dovremo farlo e vedremo chi lo fa meglio. Cioè ovviamente c'è tipo se c'è anche il romano, quindi se capita il romano abbiamo vinto. Poi voi decreterete chi ne ha fatti di più meglio. Mamma mia, te impara a parlare italiano. Chi ne ha fatti di più meglio, sì. Non più meglio, capito? Ma... e quindi decreterete voi il vincitore e lo scrivete qui nei commenti. Quindi nei commenti ci scrivete chi ha fatto meglio i dialetti. Sicuro. Allora, vi anticipiamo che facciamo ridere. Non vogliamo prendere in giro i dialetti. Se li prendete come un'offesa, chiudete subito, perché probabilmente offenderemo qualche dialetto, perché non li sappiamo fare. Cioè io so fa forse uno, a parte il romano, ma pure lui zero. Io, chi parte per primo? Vai. Io. A te l'onore, t'ho detto prima. No, aspetta. No, vai. Aspetta. No, non lo so che è, però vai, apri. Questo è il peggio. Esatto. Chi è? Il marchigiano. Oddio. Aspetta, fammi entrare da una parte. Ma pure che ti mandano 50k non lo dico per fare le cose, però va bene, cioè, no? Prendo due oliva sgolane e se lo fa, cioè. Giusto. No? Cioè, sì sono di casa. Che brutto. Arriva mezzo bergamasco. No, non è capace, vabbè. Abbiamo iniziato bene, dai, però. Pure che mi danno 50k si può fare. Guarda, io già lo so. No. Figa! Bomber! Il milanese. È l'unico che forse so fare, a parte. Come lo fa io il milanese? Figa, zio, ragazzo della piazza che. Allora, già lo stai a dire, che va? So. Aspetta. E ci facciamo un diretto oggi. Uè, figa, ci facciamo un aperitivo oggi, Piazza Duomo. Figa, zio Bomber. Bomber. Lo dicono sempre Bomber. Sei un pirla, cioè. Uè, Omi Atoll, tanto ormai lui parla milanese. Omi, andiamo a farci l'aperitivo, oggi andiamo a far serata. Crovassi, Fedez. Minchia, se lo fai sei un coglione. Minchia, cioè, zio, figa. Minchia, zio, figa. Minchia, boh. Stanno a fare i soliti idioti. Minchia, boh. Minchia, boh. Minchia, porco Digel. Vai, basta. Cioè, questo fai un po' il marchigiano pure te, però. Dai. No. Dai. Mi rifiuto di te. Dai. Pesca. Vai. Pesca. Romagnolo. Romagnolo. Qui vengo da bello, faccio i tortellini. Dai, ma impersonificano in gabbo. Uè, bombe. Che ma che spagnolo? Che ostia, no, aspetta. Perché il gabbo parla più napoletano che modenese. faccio i tortellini. Basta questi tortellini. Non lo so fare, romagnolo. Apposta, aspetta, no, fammici provare. Bisogna provarci. Aspetta. Io spero di pescare romano dopo. Romagno. Ah, ma questo era romano. Sì. Uè, zio, non ha capito, cioè. A parte che, cioè, uè non lo dimo mai. Ah, ma si passa questa che. Vai. Hai capito, cioè. De Cristo si fa tutte cagne per i becchi. Oh, devi fare romagnolo, no romano. È romagnolo. Sì, va, è romagnolo. Allora, famo i tortellini. Contravo fissa con i tortellini. Perché? Stiamo lavorando bene. Valentino Rossi. Io vedo Valentino Rossi. No, ha fatto una piega, niente dico. No, brutto, però brutto. Cancella del romagnolo. No, devi pescare un altro. Che statista? No, perché non l'hai fatto. Cioè, hai fatto. Sta zitto, va. Hai fatto rate. Ah, mamma mia. Siciliano. Ti faccio un'offerta che non vuoi già rifiutare. Padrino, cioè non può essere calabrese. Ah sì, è vero, quello là che tra l'altro ho visto prima. Tu vieni qui a matrimonio di mia figlia e mi chiedi di commettere un omicidio. Sonny, digli qualcosa. No, non c'è che incazzo con Sonny. Lasciami. Però io sto sempre a dormire. Madonna mia, ma senti, continua, perché tanto mi ridico. Ha trovato il modo per scappare, sta bene. Vai. Aia. Che cos'è questo? Aia. Che è? Aia. Oh, è uno. Prendo questo. Oh! Romano! Oh, da
paura. Allora, adesso, a parte che non c'è bisogno che manco che lo faccio. No, perché tutto il video stavo parlando male per tutto il video. Però lo esaspero. Cioè, io so il faina, no? Cioè, l'hai capito? Adesso, questi che fanno? Sti magnaccioni. Si magnano tutto il capitale nostro. Che fanno? E voi che fate? Che fate? Li votate? A pezzi di merda. Ha capito? Io so il faina. Me condito io, me candi. Me condito. Me condito. Io so il condito. Cioè, che fate? Fate i matti che a ben vedere. Cordompe, famo ser dompe. Fammi i matti in discoteca. Angelo, mamma mia, come parli? A Fiodena Migno. A Fiodena. Oh, sono rimasti due forti che sono toscano e napoletano. Ancora non sono usciti, Toscano, ecco, lo avevamo chiamato. Vorrei una Coca-Cola con la cannuccia forte colorata. Bam, chiudo. Cioè, dai. No, no, fallo più toscano. Più toscano di questo. Un coso di più toscano di questo. Noi si cerca lei a Nibale. Cioè, dove passava. Che mondo sarebbe senza Coca-Cola? Ma magari devi capire il calabrese. Pugliese! Qui si nutri i bovri, fatto le orecchiette con la cosa, Cioè, sono detto cazzo, io mi chiamo cazzo, tu di cazzo, vengo da Bari, tutti i nutri i bovri, tra Cassano e Marza, cioè loro due. I tri i bovri, fatto qui, fatto le cimedera, fatto le orecchiette con la cimedera, a pezzo di ebbe. Oggi questo sarà i piatti dell'Italia, capi? Perché ha fatto i tortellini e un ritardo di quelli qua che te poi io sono solo di quei guaiò, cioè non so proprio piv a Giuseppe Mosse di Addede. Faccio malissimo, no, infatti no, napoletano male, tutto sta suonando. Dai, fallo bene. Signor Savastano, che culo, parla italiano. Ho beccato l'unico. Dai, qualcosa per te. Non lo so, io non so proprio qual è la. Allora, cioè, fatto male. Ma le cose sono rimasto male. Tappo! Basta, il quindi muori, rimane calabrese e sardo. Ho paura proprio. Vai, come va? Vai, caschi male. Tanto quest'altro non lo faccio, quindi sardo! Ecco, io. Mi li auto sadrotta. Perché lei sa queste cose lui? Io non capisco. Così è. Non parlano tipo con tutte U alla fine, sareddu. No, è tipo, aspetta, è così. Ho fatto una cosa che do tipo soldi. Willy il coglio. Oh, ma quello non è sardo. È sardo, ecco. Sono Willy, quello dei Simpson. Fidate. Così. Fidate così. Devi fare così. Io dite voi che non è sardo. Io dite che non è così il sardo, per favore. I sardi spicci sono così. Sta pieno un esempio da uno scozzese, tra l'altro. Perché quello è pure scozzese, però vabbè. Per fare il mio capo, certo. Allora, sai. C'è proprio là. Vai, c'è la calabrese. Ma no, allora, io qua chiedo scusa veramente. Io faccio la sorpresa. Così. Chiedo scusa a tutti i calabresi, ma io non ho mai sentito parlare un calabrese. Io chiedo scusa ai sardi. Comunque. Io non so veramente dove mettere le mani, perché io non ho mai sentito. Cioè, conosco dei calabresi, anche un mio amico è calabrese, ma non ho mai sentito parlare calabrese. Quindi lui mi dice di dire sorpresa. È l'unica cosa che posso fare. Pezzo di me. È l'unica. Ma quello non è. Aspetta, tu sai, mischia i dialetti. Guarda che è simile al calabrese. Cioè, non è che si. Mo si incazzano sicuro di questa cosa. Però è molto. È molto sottile dal calabrese. Perché se tu parli così, poi piano piano fai quello che devi di così. Vabbè. Che diventa siciliano, capito? E però è misto. Se tu non allunghi alla fine, senti calabrese. Questo è un misto tra siciliano, calabrese e sardo di prima. Poi ti cazzo la sua pensata per metterci vedere la mamma. Che devi fare così? Vai, fai una frase con ogni parola con. Il dialetto del. Vai, proviamo. Parti. Minchia zio, oggi una spacimba da fare, capito? Cioè, si fa per tompi. E poi dopo andiamo a fare una cosa. Così vado con la sorpresa della cimitera. E dopo faccio prendo il latte da pecora. Marchigiano. E poi tutti a giocare alla play, ci fanno un 50k di account e si gioca alla play, ci si fa male zio. No, che cazzo?
Aspetta, ti si fa male perché poi si prende una Coca-Cola mentre si gioca e si va a finire male. Ci si spacca tutto. Ok, non è saltato di 3-4. Non ho idea di quello che sto facendo. Va bene così. Allora ragazzi, questa ci scopriamo figura... Scusateci, non so che tipo, qua sotto ci saranno i commenti del tipo ritirati, fai schifo, non fai ridere. Quanti dislike appena vedete il video, cioè appena lo startate. Allora, voi il qua sotto ci dovete scrivere cose importanti. Quali sono secondo voi gli aletti migliori che abbiamo fatto? Romano. Quali sono gli eletti migliori che abbiamo fatto? Chi ha vinto tra noi due? Ovviamente io, perché ho fatto il Romano. Io non ho partecipato in pratica, quindi cioè. E niente, ci scusiamo se abbiamo offeso gli eletti di qualcuno, ma ragazzi, è una cosa per far ridere, per scherzare. Una cosa mostruosa. A parte il Romagnolo che dovrò allenare, perché faccio veramente cagare. Il Romagnolo è quello che ho fatto peggio, secondo me. Ma guarda, io direi che pure il calabrese non è che. Guarda, sono pesato. Cioè, quanto c'è un po' di quanto costa? Quanto tanto? Così è. Non è riuscito bene, forse è il pugliese. Quindi la sorpresa. Oggi tortellini, sorpresata e orecchiette. Orecchiette la. Ma di tribù. E poi aperitivo di. Di tribù. Venga, zio. E cattami. Vabbè, come vedere sta cosa? Cattami. Vabbè, hai rotto il cazzo. Basta. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo, magari lo facciamo poi con gli accenti di tutte le cose, tipo, che ne so, il cinese. Il... Ma che cazzo stai a dire? Il cinese com'è? Ma che viole? Che pagalle? Tu volele? Ah, ma quindi dobbiamo parlare italiano, però con. E poi facciamo tipo, io mi chiamo Putin, vengo da Russia, prendo forza. Ah, e polacco come lo fai? Il polacco è simile al russo, però un po' meno. E poi dice sta, che ne so, il tedesco, ma c'è ma che cazzo? L'arabo, poi fai. Dai, grana, se tu. Mi raccomando, lasciate like, passate sui social, diteci chi ha vinto e tagliamo, ciao, poi tutti li famo.